Sai, io quando vengo in questo posto storicamente così importante, c'è un momento in cui vivo una tale quantità di emozioni che veramente non so da che parte cominciare. E non è solo perché io sono così vecchia e come tale sono più facile a commuovermi e a indebolirmi nella mia poca forza rimasta per tutto quello che questo luogo provoca in me, ma certamente vedere quei documenti in cui le persone della mia famiglia che più amavo e con le quali vivevo quando avevo 8 anni devono autodenunciarsi come dei delinquenti che vengono registrati e da quel momento sono dei delinquenti. E mi ricordo i discorsi che si facevano nella mia casa, cercando di preservarmi, io avevo 8 anni allora, ma mi ricordo quei visi tanto amati, che per la colpa di essere nati, non perché avessero fatto qualche cosa, per le leggi anti-ebraiche, fasciste, razziste, vennero poi negli anni seguenti, come capitò anche a me peraltro, quando avevo 13 anni, fummo tutti. Prima io e mio papà, più tardi anche i nonni, vecchi e malati, fummo tutti arrestati, imprigionati, e poi deportati verso quella meta che si chiama Auschwitz tuttora e che molti insistono ancora a negare e che si negherà sempre di più man mano che tutti noi saremo morti. E quindi vedere quell'elenco mi riporta a quella tragedia che io non ho mai dimenticato e che è impossibile dimenticare. Ma quello che mi fa sempre un grande effetto è che questo gruppo di cittadini italiani di religione ebraica era un gruppo di meno di 40.000 persone, come lo è adesso, più o meno lo stesso numero. E invece nel credo popolare c'è che gli ebrei in Italia siano 1 milione, 1,5 milioni e non quelle poche decine di migliaia che siamo. E quando vedo quell'elenco vorrei che fosse pubblico, che fosse pubblicato da un grande giornale, che potrebbe benissimo fare un servizio per vedere quanti erano quei cittadini italiani ebrei che hanno dovuto autodenunciarsi. Ma dovrei forzare la mia natura per dirti qualche cosa che non penso. E cioè io penso che la Shoah, come tutti i grandi drammi della storia, sarà dimenticato e che sarà quando saremo proprio tutti morti, anche i nostri stretti discendenti che ci amano, che hanno seguito le nostre vite, che sono nati con questa persona in famiglia che raccontava questa storia, quando neanche loro ci saranno più, io penso che nel giro di poco tempo la Shoah sarà una riga nei libri di storia, poi non ci sarà più neanche quella. È giusto che rimanga per i morti senza tomba, per la cenere nel vento di Auschwitz, sarebbe giusto che sono stati uccisi bambini, neonati. Anche bambini che avevano un giorno. Però il mio pensiero è questo.
tutti adorati, mio padre e i miei nonni, che finirono tutte e tre per la colpa di essere nati gasati e bruciati ad Auschwitz, che erano preoccupati di un mondo che stava cambiando e di cui era difficile parlare davanti a una bambina di 8 anni, per spiegarle che non avrebbe più potuto andare a scuola. Non perché fosse una cattiva scolara, perché io ero una qualunque bambina di 8 anni, ma perché era vero. Quasi nessuno sa, e l'ho chiesto tante volte, quasi mi diverto a chiederlo a laureati, a professori, a ministri, quanti fossero i cittadini italiani di religione ebraica a quel tempo e più o meno anche adesso. Mi sento rispondere 1 milione, sì, 1,5 milioni, 500.000. Io dico no, meno. In effetti si raggiungevano circa le 40.000 persone allora e più o meno adesso. Andrebbe detto, secondo me, ripetuto, riferito, perché è una verità, così come uno si può chiedere quanti sono gli italiani valdesi, quanti sono gli italiani musulmani, quanti sono gli italiani protestanti. Numeri che la gente non conosce, crede 1 milione, 1,5 milioni. Un'ignoranza spaventosa che porta a quell'antisemitismo storico che io ho conosciuto a 8 anni, perché prima mi veniva risparmiato, se c'era, sicuramente c'era già, e di cui io mi rendevo conto quel giorno quando mi si disse che non avrei più potuto andare a scuola. E come in una ricostruzione della mia mente, io mi vidi più volte in quel banco di via Ruffini, scuola elementare, fratelli Ruffini, sezione femminile, un'aula molto semplice, tutta di bambine, e il banco era doppio, si stava in due. Ma io credo che la mia compagna di allora non si sia neanche accorta del fatto che io non ci fossi più, ma che ci sarebbe stata un'altra bambina al mio posto. Io sono diventata invisibile e i bambini soffrono di quel gioco crudele che si faceva, forse si fa anche adesso. E di solito, rivolti al più piccolo, si fa finta che lui non ci sia. Il bambino, no, ma io sono qui, e no, e tutti fanno finta che lui non ci sia lì. Finché il bambino piange, si dispera, di solito una mamma lo va a consolare. Io sono diventata invisibile per anni, per tanto tempo. Ma devo dire che allora nessuno mi ha consolato, anzi, ha fatto di me quella bambina invisibile che è diventata visibile per questo censimento vergognoso, e perché da quel censimento, dalle parole, come io spesso ho detto parlando nella mia testimonianza, si passa ai fatti. La vignetta con l'ebreo, col nasone, le mani adunque, poi diventa un nemico da distruggere, da annullare, che è meglio se non c'è. E quindi queste famiglie qualsiasi, famiglie che facevano delle loro piccole storie, delle loro case, un mondo, venivano, se non scappavano, se non fuggivano, venivano arrestate, si passava da un carcere all'altro e poi si veniva deportati. E allora, cominciare dal principio, così come queste carte ti dicono, e questa stazione ti fa capire tante cose, è un ricordo del passato che io sono una delle pochissime ancora in vita che ricorda. E per questo io torno
in questo posto che per me è molto emozionante e coinvolgente. Perché io desidero tanto che questo posto diventi conosciuto, conosciutissimo, almeno dai milanesi? Perché è vero la pandemia, è vero la strada secondaria, ma siamo nel centro di Milano. E quando io non avevo la scorta, io sono la più vecchia in Europa, 92 anni, che per l'odio antisemita ancora ho bisogno di essere protetta, e questo credo che sia una grande vergogna del mondo che mi circonda, ma avviene, io vivo con la scorta. Quando non avevo la scorta, fino a 3 anni fa, ero già molto vecchia, e spesso prendevo un taxi. Invito infatti il nostro sindaco a invitare qui, ma con aria molto severa, come lui sa fare quando vuole, le cooperative dei taxisti, che sono parecchie, perché io allora prendevo il taxi da casa mia a venire qua, e se parlavo di memoriale della Shoah, Piazza Zafra, poi non ne parliamo neanche, i taxisti, 99 su 100, mi dicevano se non sanno i taxisti l'itinerario, perché dal centro di Milano emani un profumo o una puzza, a seconda di come uno la vuol vedere, di questo luogo infame, storico, se non lo sanno i taxisti, come si può sperare che le mie vecchie amiche con le quali faccio la partita, possibilmente la domenica, che sono delle signore borghesi nate e cresciute a Milano e che non sono affatto antisemite, dov'è che vai tu ogni tanto a parlare? Il più delle persone non sono venute a visitare questo luogo, in cui le guide sono bravissime a spiegare, ma che andrebbe, se le persone sapessero, fatto un itinerario in assoluto silenzio. Perché io non credo che in questo luogo, la cui colonna sonora sono i treni di sopra, dove i viaggiatori vanno senza sapere che c'è, perché dalle ferrovie dello Stato non siamo mai riusciti ad avere un cartello, e anche molto grande, che tutti vedano in tutte le lingue, che qui sotto c'è questo luogo storico, andrebbe fatto il giro di questo memoriale in silenzio, pensando che uomini, donne, bambini, anche neonati, bambini che adesso li sentiamo nominare tutti i giorni della orribile guerra in Ucraina, bambini, bambini meravigliosi, colpevoli solo dei sertati, sono stati deportati da qui e che arrivando a destinazione venivano uccisi immediatamente. Non ci sono parole per descrivere questo luogo, uno dei pochi luoghi storici italiani. Si parte da lì, quando questo gruppo di italiani, mio padre era stato ufficiale nella prima guerra mondiale, era molto patriota, suo fratello ugualmente, italiani nel profondo, quanti? Un milione? Milione e mezzo? Sì, credo un milione e mezzo, 35-40 mila persone hanno dovuto essere segnalate. Io ero una bambina, lì vengo segnata, anni 8. Questo posto va visto in silenzio, come vanno visitati in silenzio i cimiteri, come vanno visitate in silenzio le opere d'arte più famose, quando lo spirito parla, lo spirito grida. C'è per fortuna anche qui un luogo di rinascita, ce l'ho davanti a me, è il libro.